Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntatona dal colore di retrocomputing parleremo dell'Apple 2C, il primo computer plug and play della Apple. Attenzione gente, io ho già parlato della famiglia Apple 2, ma questo podcast è uno speciale sull'Apple 2C. Non ci porremo quindi nessun quesito se sia utile o meno reperire in usato un Apple 2C per una potenziale collezione di retrocomputing. Facciamo un po' di storia. Apple 2C fu proposto nel gennaio del 1984, lontanissimo 1984, insieme al primo Macintosh, ma Apple 2C fu il computer Apple 2 che ebbe più ordini nel primo giorno di presentazione sul mercato. La C sta per compact, ossia compatto. Apple 2C non era un computer portatile, per come noi oggi intendiamo i computer portatili, ma era un computer facilmente trasportabile. Apple 2C fu il primo computer plug and play di Apple progettato per essere compatibile con Apple 2E. Tutto questo nel 1984. La dotazione di Apple 2C era, ormai penso la sappiano anche età, si sa sì, una CPU MOS 65C02 ad 1 MHz, 128 KB di RAM, disk drive in bundle da 5 1/4, alimentatore esterno. Solitamente l'Apple 2C è spesso associato al suo piccolo monitor a fosfori verdi, tubo catodico, da 9 pollici. Ma Apple realizzò anche uno schermo LCD per provare ad aumentare la portabilità di Apple 2C. Apple 2C aveva di serie due schede Apple Super Serial Card nello slot 1 e 2 per essere subito pronto a pilotare una stampante ed un modem. Aveva una scheda 80 colonne nello slot 3 ed una scheda disk drive nello slot 6 per pilotare il disk drive interno in bundle. Completa la lista di connettori sul retro una uscita video monocromatica e da quelle a colori, al quale poteva essere appunto collegato il modulatore TV incluso nella scatola del computer. Caratteristica principale di Apple 2C fu il primo computer appunto Apple plug and play. Non c'era da installare niente a parte collegare a freddo il monitor al computer, l'alimentatore al computer e poi la spina elettrica del monitor, quindi bastava aprire il disk drive, inserire un disco da 5 1/4, accendere il computer ed Apple 2C era subito pronto a partire. Una grande differenza rispetto ai proprietari di Apple 2, Apple 2 Plus e Apple 2, quali, prima di poter accendere il proprio computer appena comprato, dovevano aprire il cofano del proprio computer, inserire negli slot le varie interfacce per il disk 2 quanto le relative espansioni se ne avevano. La differenza di Apple 2C con un Apple 2 era marginale. Apple 2C non aveva il selettore per la doppia tastiera, come invece il 2E possedeva. Apple 2C aveva solo una tastiera italiana nella versione italiana, oppure una tastiera americana nella versione di Apple 2C appunto per il mercato anglosassone. Le possibilità di espansione di Apple 2C erano molto modeste rispetto all'Apple 2 che aveva un grande case e numerosi slot vuoti. Dunque, però, era possibile inserire qualche piccola scheda di espansione in Apple 2C grazie ai prodotti della Applied Engineering. Un orologio, che però era hardware esterno come potete vedere, per aggiungere poi, se uno interessava, data ed ora ai file registrati per Apple Works, una scheda piccola del CPM e poi era possibile aggiungere anche una scheda di espansione della RAM da 256K oppure 512K. Gente, non perdetevi il podcast dedicato al manuale utente di Apple 2C. Ok. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!